Il Nova Feltre può festeggiare la prima vittoria interna di stagione e dare un calcio alla sfortuna. Senza Mantini e Gabrielli out, almeno fino al nuovo anno, questo Nova Feltre dimostra forza, coraggio, cuore, sa soffrire, non demorde, conquista l'intera posta in paio e da oggi torna a sorridere. Se non fosse per qualche punto perso per strada, probabilmente si parlerebbe di zona playoff, ma come dimostra il pallone strano e lo stesso girone talmente equilibrato che basta poco per passare dal trionfo al tonfo. Da neopromossi gialloblu finalmente lo hanno capito e si godono oggi meritatamente gli applausi dei propri supporters. Ma prima il Morciano tenta di rompere l'equilibrio già in avvio con un tiro di Morolli fuori misura. Più preciso in Nova Feltre con Stefanelli, reduce due giorni prima dall'impegno della nazionale sammarinese contro la Germania, che una volta entrato in aria viene esteso da Ferramosca. L'ariete gialloblu dal dischetto non perdona, si mostra freddo spiazzando il portiere Ostolani. Ferramosca prova a cambiare il set a proprio cognome, ma non riesce a pungere. La sua conclusione termina alta. Dalla parte opposta, Eugenio Sebastiani spalla alla porta, fa da sponda per Pilotto, il cui tiro non inquadra il bersaglio. È un preludio al gol che arriva qualche attimo dopo, quando Paolo Gori cerca di emulare il fratello andato in gol il giorno prima con la Juniores. Ma tra sogno e realtà c'è di mezzo Fraternali, che ingenuamente a pallone lontano e con ampia veduta della terna arbitrale si disinteressa del pallone, spingendo il centrocampista gialloblu a terra. Gli 11 metri Stefanelli non cambia l'angolo e fredda nuovamente Ostolani, settimo centro di stagione per il nazionale sammarinese. L'ultima occasione dei primi 45 minuti porta all'incursione di Ottaviani, che serve fal che in acrobazia cerca un Eurogol senza fortuna, ma a questo punto Lisi analizza il tutto. Nel primo tempo abbiamo giocato sotto ritmo, l'importanza della partita era vitale e invece abbiamo commesso gli unici due errori, abbiamo subito due rigori. Dopo nel secondo tempo abbiamo provato a riaprirla, ci abbiamo messo il carattere, ma è un momento in cui gira anche tutto storto, quindi è venuta questa ennesima sconfitta. Nella ripresa Paolo Gori cerca il tris, ma la sfera termina alta. Ottaviani chiama l'intervento per la prima volta dalla parte opposta Spadazzi direttamente al calcio piazzato, prima che quest'ultimo si arrendi allo stesso centravanti in maglia numero 9 nel momento in cui Gori stende Fraternali, che si fa così perdonare a parti invertite l'errore del primo tempo. Ottaviani dal dischetto ringrazia il compagno battendo l'incolpevole Spadazzi. Il Morciano cambia marcia, mette pressione in gialloblu che tuttavia cercano di rendersi pericolosi con una punizione di Fraboni. Nel frattempo, Denis Guerra viene allontanato dal terreno di gioco per aver detto qualcosa di troppo nei confronti di un giocatore del Morciano. Ma mentre lascia il terreno di gioco, il tecnico capisce che porterà a casa i tre punti. Il perché ce lo spiegherà lui. È la conferma alla prestazione che abbiamo fatto domenica. Stiamo ritirando fuori gli attributi, il cuore, e si ricomincia a rivedere giocare anche abbastanza bene il calcio. Il finale da thriller per gli ospiti con Ottaviani che va alla battuta e Spadazzi respinge con la gamba da campione prima che arrivi il disimpegno definitivo della difesa, che rischia ancora nel recupero quando un tiro di Brilli viene smorzato ma termina tra i piedi di Fal, che da terra non riesce a trovare la deviazione vincente. Il fischio finale sa di liberazione per il Nova Feltre e tra una scaramuccia e l'altra, in particolar modo di Ottaviani con qualche giocatore di Nova Feltre, finalmente i gialloblu possono tornare a meritarsi l'applauso dei propri supporters, ancora una volta da applausi nonostante la lontananza, sempre vicini ai propri beniamini.